griješnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. La preghiera allo Spirito Santo viene, o Spirito Creatore. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della Tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore e santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sì, luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio risorto, con lo Spirito Consolatore, adesso e nei secoli dei secoli. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto per Cristo nostro Signore. Amen. Buonasera a tutti, iniziata la traduzione simultanea in italiano sulla frequenza 99.7. Ringraziamo coloro i quali rendono possibile questo servizio di traduzione con il proprio contributo. Siete pregati di usare le cuffie durante la traduzione, usare tutte e due cuffie, non solo una, in modo da non disturbare altri fedeli delle altre lingue che seguono la loro traduzione. E ovviamente siete pregati di abbassare il volume. Grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Salutiamo tutti voi che siete collegati con noi attraverso i mass media. In modo particolare salutiamo voi che siete oppressi dalla croce della malattia e siete inchiodati a letto. Il Signore è vicino. Fratelli e sorelle, oggi è la festa della Santa Famiglia. Non una famiglia numerosa, ma famiglia delle quali parlano le Scritture. La festa della famiglia che viveva ascoltando prima di tutto la parola di Dio, la legge di Dio. Una famiglia obbediente alla legge di Dio. Così hanno vissuto e sono riusciti a vivere. Noi siamo coscienti della nostra esperienza, esperienza della nostra vita, che non abbiamo ascoltato sempre la legge di Dio. Per ogni nostra disubbidienza alla parola di Dio, alla legge di Dio, per ogni nostro peccato, pentiamoci sinceramente. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Oh.
pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella Tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abramo: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dei morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi, Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria tibi Domine. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Tutti noi abbiamo l'esperienza di famiglia. Alcune famiglie hanno esperienze più positive. Alcune persone portano le esperienze più positive dalla famiglia ed altri hanno le esperienze difficili, storie pesanti. Sappiamo che tante famiglie oggi sono distrutte, colpite da vari mali. Sappiamo quanti bambini vivono senza un genitore o addirittura tutti e due genitori. Sono numeri grandi. Ma oggi le letture che abbiamo avuto per la Sacra Famiglia parlano di una famiglia, di due giovani persone che si vogliono bene, si amano e ascoltano Dio, compiono la legge di Dio. Qui davanti all'altare abbiamo il presepio, la scena della nascita di Gesù. In questa scena vediamo il momento quando il Figlio di Dio entra nel mondo. Ma oggi il Vangelo secondo Luca parla di un'epoca venuta dopo. Giuseppe e Maria sono persone che non sanno in anticipo cosa sarebbe successo, ma credono a Dio e ci tengono soprattutto di fare tutto ciò che è scritto nella legge del Signore. Ciò che hanno capito come progetto di Dio per la propria vita lo fanno, ma cosa seguirà dopo non lo sanno. Sappiamo quando Gesù si è perso nel Tempio, quando loro due l'hanno perso, non avevano capito cosa è successo. Maria l'ha chiesto: ma figlio, perché ce l'hai fatto? E lui gli ha risposto: ma non sapete che devo stare nella casa del Padre mio? E il Vangelo dice che i genitori di Gesù non avevano capito cosa lui diceva. Tutti che ascoltano Dio devono arrivare al punto di non comprendere Dio. Se questa è l'esperienza di Maria, di non comprendere Dio, deve essere anche la nostra. La festa di oggi ci pone la domanda: osi credere al Signore anche quando non capisci? Quando non va tutto conforme alla tua volontà? Sono domande difficili, ma andiamo oltre. Giuseppe e Maria. Oggi abbiamo sentito nel Vangelo secondo Luca: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Assieme col bambino presentano se stessi. Quando qualcuno si presenta a Dio, quando gli crede, non controlla più la volontà di Dio. Se tu controlli Dio, se controlli tutto nella tua vita di fede, vuol dire che non gli credi ancora, non ti sei abbandonato ancora a Lui. È interessante, vero? Il cristianesimo è interessante. Oggi, quando leggiamo il brano del Vangelo sulla Sacra Famiglia, che è il nostro esempio, la famiglia che ha permesso a Dio di nascere in questa famiglia, ci chiediamo: ma non è forse esagerato il loro modo di vivere? Queste richieste non sono forse troppo esagerate? Abbiamo esperienza di mondo, di vita, esperienza di nostre famiglie
terrene, le famiglie che conosciamo, ma questo esempio della Santa Famiglia non è forse esagerato? Questo ci chiediamo. Certo che è esagerato, ma forse il cristianesimo non è una richiesta esagerata alla logica del mondo? Perciò ogni vita cristiana è l'invito alla santità. Uno che è santo sta sempre alla parte opposta di un spirito comune, diciamo, che è nel mondo. Questa famiglia, dopo essersi presentata al Tempio, quando appare Erode e quando devono fuggire in Egitto, vediamo che il presepio è romantico, ma anche duro. Una storia dice che dallo stesso legno, sempre molto duro, è stato costruito sia il presepio sia la croce. E questo legno non è protetto dal mondo. Il cristianesimo è una provocazione forte al mondo. È possibile vivere così? Sì, è possibile. Ci sono delle famiglie nelle quali uomo e donna, padre e madre, ragazzo e ragazza, si impegnano e cercano di servire la legge di Dio. Cercano di credere completamente a Dio. Mi ricordo, mentre negli anni 90 ascoltavo le catechesi, eravamo un po' di meno che qui nella chiesa, mentre studiavo la teologia Zagabria, un sacerdote diceva che lui era originario di Fiume e conosce una famiglia nella città di Fiume, nella quale il papà, che non è una cosa comune oggi, perché i padri cercano di evitare la parte religiosa nella famiglia. Quindi questo padre gli insegnava la fede. Avevano il figlio che si chiamava Giovanni e faceva la prima elementare. Oggi avrebbe già terminato le scuole. Ma questo bambino imparava con il papà a pregare. E nella famiglia ascoltava di Dio, della legge di Dio, era felice, orgoglioso e credeva che questo fosse l'unico mondo che esisteva. Come i bambini in quell'età pensano, per lui era l'unico punto di vista giusto. E quando abbiamo sentito quella storia è successo che Giovanni sì, era, come avevo già detto, aveva iniziato la prima elementare. Il primo giorno della scuola è ritornato a casa scioccato, piangendo, non si lasciava consolare dalla madre, era colpito da qualcosa. L'hanno chiesto: ma cosa è successo? Perché piangi? E lui ha detto: ma il papà di Marco ha detto che Dio non esiste. E il mondo di questo bambino è crollato. E non può resistere del dolore tutto ciò che lui credeva, che era il suo orizzonte, la sua famiglia era il mondo intero. Entra alla scuola e Marco ha detto che suo papà ha detto che Dio non c'è. Allora non avevano ancora i cellulari, ma sua mamma ha detto al papà, prima che avesse visto Ivan, la mamma ha raccontato al papà ciò che Ivan ha vissuto nella scuola e il papà si è preparato per l'incontro con il bambino. Ha cercato di perseverare la fede ricevuta nel sacramento del matrimonio. L'ha preso in braccio, l'ha chiesto come stai, cosa è successo, e ha cominciato a parlare con il bambino in modo che il bambino sentisse la sicurezza nel braccio del padre. Come
come era andata a scuola e il bambino scoppiò a piangere. Papà di Marco ha detto che Dio non esiste. Il bambino ha vissuto in quel momento la forza e la tenerezza del papà, perché il papà gli ha detto, il papà di Marco ha detto che Dio non esiste, il tuo papà dice che Dio esiste. Tu a chi credi? Al tuo papà o al papà di Marco? Dio esiste. Tuo papà dice che Dio esiste, che Dio c'è. Noi sappiamo che non abbiamo tutti una tale esperienza della famiglia, una fede vissuta, ma la festa di oggi ci ricorda anche di due uomini, Simeone, uomo anziano, per lui il Vangelo dice che lui era un uomo pio. Lui aspettava la consolazione di Israele. Questa festa si riferisce anche a noi. Se tu hai un'esperienza forte di fede nella tua famiglia, ringrazia al Signore oggi. Qui a Međugorje ringrazia al Signore, ringrazialo tanto. E se non hai esperienza di fede della tua famiglia, c'è sempre qualcosa dentro di te, un piccolo seme. Come Simeone aspettava la consolazione di Israele, Dio ha messo questo seme in ciascuno di noi, seme di questa consolazione di Israele, cioè di vedere il Signore. La festa di oggi ci chiede: qual è il tuo desiderio? Che cosa anella il tuo essere? Perché non è indifferente che cosa tu anelli. Ciò che tu anelli, ciò diventerai. E tutto ciò che non è Dio rimane un vuoto, rimane una delusione. Soltanto chi anella Dio, colui che ha permesso al suo desiderio di crescere, il desiderio di Dio non rimarrà mai senza consolazione. E un'altra figura che vediamo nel Vangelo è la profetessa Anna. Si dice per lei che ha vissuto col marito 7 anni nel matrimonio e poi è rimasta vedova. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. In quel momento è apparsa nel Tempio, lodava Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Tutti coloro che hanno il desiderio di Dio, anche oggi Anna parla del bambino, il bambino salvatore è nato. Oggi lo celebriamo, lo festeggiamo nell'immagine del bambino, ma lui è presente nell'altare, nella Santa Comunione, nel sacrificio incruento. È colui che ha già fatto l'ultima cena, crocifisso sulla croce, è già risorto. Colui che noi riceviamo nella Santa Ostia è Salvatore, l'unico che può riempire tutte le nostre aspettative, i nostri desideri. Questo desiderio di Dio è specifico. Dio più ci consola, più ci riempia, questo desiderio cresce sempre di più. Come ha detto Santa Caterina, tu Signore sei un mare immenso, più lo ricevo, più ti desidero, più ti possiedo, ho fame sempre di più, fame di te Signore. La festa di oggi ci chiede quali sono i nostri desideri. E ci dice, qualsiasi esperienza tua sia nella famiglia, nella vita, c'è una cosa che è indistruggibile. Nessuno ti può ingannare, ma soltanto tu
tu se stesso nei tuoi desideri, se tu permetti che i tuoi desideri diventino qualcos'altro tranne Dio, all'infuori di Dio, tutti gli altri desideri saranno vuoti e tu sarai deluso, vuoto. Ma se tu desideri Dio, se permetti a questo desiderio di crescere, questo desiderio crescerà sempre di più, non ti ingannerà mai e Dio ti riempirà. Il tuo desiderio ormai è una preghiera. Desideri Dio, Dio vivente, Dio forte, Dio potente, lo desideri, li credi. Samo on može ispuniti. Soltanto Lui può riempire i vuoti del tuo cuore, i vuoti dei tuoi desideri. Oggi la festa della Santa Famiglia, preghiamo questa Santa Famiglia di Nazareth perché il nostro desiderio di Dio cresca sempre di più, perché Dio ritorni in ogni famiglia dove l'esperienza della vita è mancanza di successo, dolore. Perché venga in ogni famiglia che si prepara per il sacramento di matrimonio, perché tutti possiamo obbedire alla legge di Dio. Preghiamo per tutti noi perché il nostro desiderio non sia ingannato. Adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adesso rivolgiamo la nostra preghiera al Signore, diciamo insieme: Signore, ascoltaci. Signore, fa che la Chiesa segua l'esempio della famiglia di Nazareth, preghiamo. Signore, fa che le nostre famiglie hanno l'esempio sempre della Sacra Famiglia, preghiamo. Signore, fa che in ogni famiglia terrestre il Signore Gesù sia presente, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, fa che la comunità sociale protegga la vita familiare, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, fa che le famiglie profughe ritrovino la consolazione nella preghiera, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accetta, Signore, tutte le nostre preghiere e fa che la famiglia di Nazareth segua e veglia sulla nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen.
Molite, braccio e sestre. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza e per intercessione della Vergine Madre e di San Giuseppe, fa che le nostre famiglie vivano nella Tua amicizia e nella Tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del Tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente per mezzo Suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Ratko e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza, ammettili a godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo Ti furono graditi, e in Gesù Cristo, Tuo Figlio, canteremo la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Slava u sve vieke viekova.
Pomolimo se kao što... Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con tutti voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Adesso segue la Santa Comunione. Uscite voi nella chiesa dalle vostre panche, giratevi gli uni verso gli altri. Voi che siete vicino ai confessionali, fate le file. Voi che siete nel salone giallo, fate le file come si fanno nella chiesa, in modo di girarsi uni verso gli altri. Quindi dovete fare praticamente i corridoi qui nel salone giallo e giratevi gli uni verso gli altri. I sacerdoti verranno a distribuire la comunione nel salone. Oh.
Omolimo se. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo la messa preghiamo ancora Credo, Sede, Pater, Ave, Gloria. Benediciamo vostri oggetti sacri. E poi segue l'adorazione del Santissimo fino alle 8. La Santa Messa in italiano domani alle ore 11. La liturgia serale inizia con la preghiera del Rosario alle ore 17, dopodiché segue la Messa di ringraziamento alle ore 18. L'adorazione domani sera inizia alle 10, dopodiché segue la Messa di mezzanotte. Quindi domani sera la Messa è alle 6 e alle 10 adorazione e poi la messa di mezzanotte. È morta una nostra parrocchiana, adesso preghiamo per lei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pokoj vječni. Eterno riposo dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ovo svetomisno slavlje svojim pjevanjem. Stasera ha cantato il coro di una parrocchia di Erzegovina di Posušje assieme con Suor Marina, li ringraziamo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiamo inginocchiati. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Zdravo Mario, milosti puna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Zdravo Mario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oče naš.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Bravo Mario, milosti pun. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Sdravo Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina della pace, prega per noi. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Oh, Jesus.
Slijedi blagoslovna. Segue la benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dalla lettera ai Colossesi. Rivestitevi dunque come amati di Dio, santi e diletti di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che il vincolo di perfezione, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Preghiamo. Benedetto sii tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo. Ti preghiamo, Padre Celeste, per intercessione della nostra Madre Celeste, Beata Vergine Maria, Regina della Pace, versa la tua benedizione su tutti gli oggetti che i tuoi fedeli hanno portato qui. Per mezzo della tua benedizione siano protetti dal maligno e catastrofi naturali, liberi da ogni vizio e rafforzati nelle loro debolezze. La tua benedizione possa sempre moltiplicare in loro la tua grazia, perché possano crescere nella fede, speranza ed amore, siano perseveranti nella preghiera e fedeli alla tua santa volontà. Ti preghiamo, Padre Celeste, benedici statue, rosari, bibbie, catenine, medagliette, sale, acqua, vestiti per gli ammalati, immagini, candele e tutti gli altri oggetti che i tuoi figli hanno portato qui. Fa che attraverso la tua benedizione tu sia sempre presente nei loro cuori e perché attraverso la tua presenza possano godere la tua santa pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Voi e i vostri oggetti sacri benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso, come abbiamo già detto, segue l'adorazione eucaristica. La traduzione in italiano potete seguire direttamente dall'altare, quindi la traduzione simultanea termina qui. La Santa Messa in italiano domani alle ore 11, liturgia serale inizia alle ore 17 con la preghiera del Rosario, dopodiché alle ore 18 segue la Santa Messa del ringraziamento per l'anno passato. Alle 22 inizia l'adorazione, dopodiché segue la Messa di mezzanotte. Traduzione simultanea è terminata, grazie per la vostra attenzione e buona continuazione nella preghiera.